Il centro della vita sociale, politica, economica e religiosa dei cretesi era il palazzo, cioè un edificio monumentale a più piani, organizzati attorno a una corte centrale. Ancora oggi sono visibili resti significativi di tali strutture a Cnosso, Festo, Maglia e Zakros. Il più famoso di questi, il Palazzo di Cnosso, è stato riportato alla luce dall'archeologo Arthur Evans nei primi del Novecento. Occupava un'area di 10.000 metri quadrati e si sviluppava su più piani. Era un edificio grandioso, di dimensioni enormi e con numerosi ambienti. Il nucleo del complesso era costituito da un cortile centrale rettangolare, detto Megaron, intorno a cui si sviluppavano quattro ali, occupate dalle stanze residenziali, dalle botteghe e laboratori artigianali, dai luoghi di culto e dai magazzini. In posizione centrale, affacciata sul Megaron, era la grande sala, finemente affrescata, che ospitava il trono del re. Gli edifici si sviluppavano molto in altezza, raggiungendo addirittura i quattro piani. I porticati erano un elemento caratteristico dell'architettura palaziale, erano anch'essi riccamente decorati e servivano anche da camminamenti coperti. Quella del Palazzo di Cnosso e degli altri palazzi è una planimetria molto complessa, per non dire caotica. In essa infatti non sembra possibile riconoscere un progetto organico. È dunque probabile che il palazzo si sia sviluppato attraverso accrescimenti progressivi, a mano che le necessità suggerivano la costruzione di nuovi ambienti. Diversamente dai palazzi orientali, i palazzi minoici erano privi di mura di cinta, evidentemente perché la posizione insulare proteggeva Creta dal rischio di attacchi dall'esterno. Il palazzo evoca subito l'idea di un re e di una regina. Ad Arthur Evans risale l'idea che i palazzi cretesi fossero la residenza del re sacerdote, che stava a capo di una struttura di potere organizzata in maniera gerarchica. In realtà, la funzione primaria dei palazzi non fu residenziale, non si tratta cioè di luoghi in cui re, sacerdoti e governatori avevano dimora. Sono invece strutture polifunzionali perché sembrano aver assolto diverse e svariate funzioni di natura sociale, economica e politica. Erano cioè vere e proprie città nelle città. I palazzi rappresentavano dunque i centri del potere politico, economico e religioso perché in essi si svolgevano molte attività diverse. Ecco perché, a proposito della civiltà minoica o cretese, si parla di civiltà palaziale.